Guarda, un video oggi voglio dire una cosa bella, una cosa molto bella. Sto piangendo perché c'ho una gioia nel cuore. Tantissime volte voi lo sapete che io piango quando faccio i video, però voglio dirvi quella cosa più bella del mondo. Io e Fabio abbiamo il rapporto più felice del mondo. Abbiamo un'amicizia, amici, un'amicizia grossa. Cosa vuol dire grossa? Abbiamo i rapporti che con quella persona mi dà tanta gioia, cioè perché non lo so questa cosa, che voi lo sapete questa cosa, c'è e che dice: Massimo, ma che cosa ci fai con un'amicizia per lo streamer? Allora, lo streamer, so qui c'era, è molto meglio che fare amicizia con uno streamer, è molto meglio. Non è blu, non è un'altra persona, non è frene, però un'amicizia con lo streamer, come a me, che faccio YouTube, che faccio Twitch, però e cose. Però quello Fabio a me, quando io l'ho visto la prima live, ho detto: mi faccio un'amicizia con lui. E io ho detto: va bene. Proviamo qui amicizia, sarà molto bella. Giochiamo al COD, domani giochiamo a quei bambini e sarà molto bella conoscerla. E sarà bellissimo perché il mio cuore batteva forte a quando lo conosciuto. Prima cosa ho conosciuto prima e Paolo Chiavecola, poi ho conosciuto Fabio l'ho conosciuto prima, Fabio è una persona brava, non pensavo era cattiva, non pensavo, però è una brava persona, cioè è stato molto bravo come persona. Non è una persona cattiva, perché è una persona buona, non è cattiva come i ladri che mio amico mi diceva sempre: bu e telefono, bu e telefono. Ma lasciamo perdere quei discorsi, vabbè. Niente, ho conosciuto Fabio, a me mi sa simpatico, è bravissimo. Una persona, meno male, ho trovata una persona brava e vediamo come va questa amicizia. Niente, vi ho detto questo, poi domani uscirà l'alluminio di Marvel, come vi piego, vabbè. Niente, vi ho detto questo, un bacione, ciao.